discorso del senza centri torna buono. Primo, perché nel secondo tempo è obbligatorio scongelare l'icona Eric Curry, perché non se ne può fare a meno. Eddie Curry. Ma non l'aveva rapito Al-Qaeda? No, è a Miami e sta salendo di colpi. Ah. Da un giorno all'altro potrebbe buttare giù gli ultimi 20... Pensa che credevo l'avesse rapito Al-Qaeda. No, ultimi 20-30 kg può buttarli giù da un momento all'altro. E la seconda cosa è quelle statistiche relative al fatto di essere senza centri. Guardate questa penetrazione di Bosch che ha sbagliato e guardate quest'altra penetrazione di Chalmers con schiacciata da parte di Anthony. Non credo che il canestro venga convalidato per il solito discorso del crash down. La mia idea è l'idea che si segni col 66% con i centri è superata dal gioco. Si segna col 66% lasciando l'area libera. Se tu hai 5 giocatori che possono stare fuori dall'area, poi in area con le penetrazioni e anche con gli scarichi sotto ci arrivi. Se tu avessi un centro e dovessi dargli la palla da fermo, se non fosse Shaquille O'Neal nel pieno delle sue facoltà, non tireresti col 66%. Argomento di grande interesse anche perché siamo più o meno cresciuti tutti. No, andata male questa. Col noto Brocardo, l'asse play pivot. Senza l'asse play pivot dove vai? Questo non ha né l'uno né l'altro. 66%. Tu dando la palla in post basso, anche eventualmente non raddoppiato, esiste un centro che tiri il 66% dal post basso non raddoppiato. Andate a vedere le statistiche dal post basso. I grandi tiratori dal post basso tirano il 44, il 45, il 46. Questa è la Mike D'Antoni School of Basketball, che però è stata frequentata molto bene anche in precedenza da tanti teorici di questo concetto. Quintetto lungo o quintetto corto? Perché quando arriva Eddie, poi ecco, c'è l'alternativa. il centrone! Cioè, allora, per chi non ha seguito proprio le ultime stagioni di Eddie Curry, quante partite ha giocato negli ultimi 3 anni? 10? Piano, la doppia cifra non ci arriviamo. No, non credo. Ecco, questo sarebbe il giocatore che ha... Però Riley ci pensa da mesi e dall'anno scorso dice: io questo qua lo voglio vedere. Riley ai centri non rinuncia, comunque ne vuol vedere qualcuno. Siccome non ne ha molti, diciamo, in squadra, uno con la tecnica da centro lo vuol vedere in squadra. Ma si possono trovare delle parole per quello che fa questo giocatore a 6 minuti dalla fine di una partita del genere? Guardatelo come corre e guardate ancora una volta Rondo, non guarda mai di lì, poi all'improvviso si volta. Ma questa è una ricezione, arresto tiro, ma è impossibile avvicinarsi al ferro, fare canestro poi...